Nel feudo. La storia è un'illusione di VB. La nostra storia ebbe inizio in Toscana, nel feudo del conte Ruggero d'Aristarca. Il castello del signore sorgeva in cima a un colle e il villaggio dei servi della gleba era sito ai piedi del fianco orientale del colle. Una sera dell'anno di Nostro Signore 1075, nell'ora del coprifuoco, la ronda del conte girava per il borgo per impedire che chiunque uscisse dalle case. A un tratto gli armigeri si accorsero che da una casa proveniva un gran brusio e il capitano disse a voce bassa ai suoi uomini: «Là c'è festa, andiamo a chiedere un bicchiere di vino». Gli armigeri assentirono in coro e la ronda si diresse verso la casa. Giunti innanzi alla soglia, il capitano fece un segno e un armigero batté alla porta con la lancia. A quel bussare la porta si aprì e la luce del focolare illuminò in viso gli armigeri e la strada deserta. Un uomo apparve sulla soglia e nel vedere gli armati del conte suo signore si turbò alquanto. Il capitano prese la parola. «Che? Si festeggia in questa casa?» «Sì», rispose l'uomo impallidendo. «Orbene, dacci...» Il capitano non terminò la frase. Aveva visto nell'interno una donna allontanarsi con un vassoio pieno, come per sottrarlo alla vista sua e dei soldati. Scansò l'uomo ed entrò con i suoi armati. Raggiunse la donna e la fermò. Le pose la mano brutale sulla spalla. La donna mandò un grido e lasciò cadere il vassoio con ciò che vi era sopra. Dal vassoio scivolò un capriolo mangiato per metà. A quella vista il capitano si adirò e, rivolto ai presenti, col dito puntato verso l'arrosto, disse: «Un capriolo, è così che il conte viene ingannato. O non si sa che non è lecito uccidere e cibarsi di ciò che a lui appartiene, che la caccia è proibita ai servi della gleba? È così che si infrange la legge? Sei tu il reo?» chiese poi rivolto a colui che gli aveva aperto e che doveva essere il capo di famiglia. Quegli si fece avanti e disse: «Son io, tu sei il sacrilego. O non sapevi?» «Sapevo che non si possono cacciare le bestie del mio signore, ma non sapevo che il cuore umano fosse duro a tal punto da punire chi festeggia la guarigione del suo figliolo. Con ciò che appartiene al conte nulla è permesso. Conosci la pena, plebeo?» L'uomo non rispose. Il capitano della ronda disse: «La pena è la morte». La donna a cui era caduto il vassoio emise un grido e svenne. Due giovani le si avvicinarono per soccorrerla. Erano i figlioli suoi e dell'uomo imputato. Commento: la storia, che per l'attuale umanità è trascorsa, rimane intatta nell'eterno presente, in tutti i suoi dettagli, congelata come in una bobina cinematografica, pronta per essere vissuta da chi ha bisogno di incarnarsi in quel momento storico che noi chiamiamo passato. Per i posteri la storia non può essere maestra di vita, perché la forma coscienza dell'umanità successiva ha bisogno di creare altri eventi che soddisfino altre necessità evolutive. Tutte le civiltà del passato non sono importanti per i monumenti che hanno lasciato e per le gesta che hanno compiuto, ma per l'evoluzione che hanno arrecato in chi le ha vissute.